Se non ci saranno sorprese dell'ultima ora, Brindisi vedremo una Oriora al completo e quasi al top della condizione. In settimana infatti lo staff medico e quello tecnico hanno lavorato per riportare in piena efficienza i giocatori acciaccati come Angus Brandt, Justin Johnson e Cam Riddle. A questo punto l'obiettivo è quello di togliere lo zero dalla casella delle vittorie in trasferta, anche se espugnare il palapentassuglia di Brindisi non è certo come fare una passeggiata. I pugliesi infatti, a sorpresa ma meritatamente, si trovano addirittura al secondo posto in classifica insieme a Sassari e dietro la Virtus Bologna. Nell'ultima giornata di campionato hanno osservato un turno di riposo, mentre mercoledì sera hanno ottenuto un importante successo in Champions League, che nel basket è la seconda Coppa Europea per importanza. Credo che l'aspetto dell'atletismo e dell'energia di questa squadra in tutti i ruoli, dall'1 al 5, della estrema capacità da parte di ogni giocatore di essere, avere una dimensione doppia, fronte, spalle, di avere una grandissima dimensione di gioco senza la palla, sia un elemento di difficoltà per noi. È difficile veramente in una squadra come Brindisi andare a cercare il punto di debolezza, soprattutto a Brindisi, su cui speculare. Vero anche di questa fiducia, che però è una fiducia che non deve essere figlia del risultato, ma deve essere figlia della consapevolezza di poter fare un basket solido, consistente, di gestione del ritmo, cosa che sarà importante anche in questa trasferta. Le due vittorie casalinghe consecutive d'ora in poi metteranno anche un po' di timore per gli avversari, perché il Palacarrara può tornare a essere un fattore. Ma io credo che in questo momento quello che dobbiamo pensare noi è crescere. Crescere passa da una performance consistente per 40 minuti in trasferta. Noi siamo tornati da Bologna, Reggio Emilia, con l'idea di aver fatto buone partite ma di aver mollato troppo presto, e noi dobbiamo riuscire a tenere l'energia e la tensione anche senza l'aiuto del Palacarrara. Questa deve essere la preoccupazione con cui andiamo a Brindisi. Poi ci sarà da pensare a Venezia, avere, diciamo, costruito un embrione di rapporto empatico con questa gente, penso che sia una cosa molto positiva, aver dato un segnale al campionato di una squadra che non vuole essere la comparsa, penso che sia un altro elemento positivo. Era un obiettivo che ci siamo prefissi dalla prima giornata, non so quanto lo abbiamo raggiunto, sicuramente abbiamo fatto un grande passo in avanti e adesso bisogna continuare in questa direzione.